Questo centro nasce in un luogo per me molto significativo perché io e mia sorella abbiamo trascorso la nostra infanzia qui. Qui abbiamo fatto i nostri primi giochi. Con cura abbiamo cercato di costruire uno spazio che possa accogliere i bambini con la stessa dedizione e attenzione con cui noi siamo stati accolti. Questa sala, per esempio, che adesso è una sala di psicomotricità, era un vecchio garage. Qui vicino, nella sala attigua, c'è un banco di lavoro, che era il banco di lavoro di mio nonno, ai piedi del quale io giocavo con tubi, bulloni. L'1.14 nasce e si sviluppa a partire da un progetto educativo incentrato sul gioco e sulla sua importanza per la crescita relazionale, cognitiva ed emotiva dei bambini. Qui ogni ambiente è pensato, è allestito, ogni attività è proposta e preparata, ogni materiale è scelto e presentato in maniera tale da stimolare l'apprendimento esperienziale e l'attività ludica dei bambini e dei ragazzi che partecipano ai nostri progetti. Il gioco è fondamentale per la crescita del bambino perché insiste sulla radice dell'agire umano e di quella forma particolarmente emergente di azione che è il conoscere. Mi riferisco all'intreccio tra libertà e regola. Quando noi diamo una regola, una forma regolata alla nostra libertà, agiamo autenticamente, cioè giochiamo. Educare il bambino ad agire autenticamente è lo stesso che educarlo al gioco. Giocando con lui. È quello che cerchiamo di fare con i bambini, mettendo loro a disposizione degli spazi e dei materiali, in buona parte destrutturati, come i mattoncini, come i legni o come i cubi che mi sono alle spalle, che consentono loro di dare una struttura determinata alle infinite possibilità costruttive e realizzative che quei materiali hanno. Educare al gioco, abbiamo detto, è educare alla libertà nel suo intrecciarsi alla regola. Il bambino può fare esperienza di questo intreccio tanto più profondamente quanto più lo spazio in cui vengono accolti i suoi giochi gli offre vaste e importanti e variegate possibilità ludiche. Tra la centralità educativa del gioco e lo spazio che accoglie i giochi dei bambini esiste dunque una relazione essenziale che sta alla base dell'1.14. Abbiamo infatti costruito uno spazio, peraltro riqualificando un'area urbana di circa 5.000 metri quadrati, di cui solo 350 al coperto, che è coerente con la centralità che al gioco assegniamo. Erba, sabbia e acqua sono gli elementi principali dei nostri luoghi gioco perché sono naturali e perché per i bambini è naturale giocarci. Nel centro 1.14 realizziamo progetti educativi per bambini e ragazzi da 1 a 14 anni. Si differenziano per le fasce d'età dei bambini e dei ragazzi a cui sono rivolti e per i periodi dell'anno in cui li realizziamo, ma seguono tutti la medesima metodologia e pedagogia e sono tutti plastic free e outdoor. Da questo punto di vista, da un lato, il lato per cui sono plastic free, risparmiamo circa 1150 kg di plastica all'anno e quindi evitiamo di immettere nell'atmosfera circa 6900 kg di CO2, dall'altro lato, quello per cui sono all'aperto, esaltiamo l'ambiente esterno come il principale ambiente educativo, oltre che il più salutare. Nelle nostre attività coinvolgiamo circa 30 educatori che provengono da diverse formazioni. Per noi questo è un fattore di arricchimento perché le competenze differenti si mettono in gioco insieme. È un team di educatori molto giovane, stiamo parlando di un'età media attorno ai 27 anni. Coinvolgiamo inoltre degli esperti esterni come musicisti, fumettisti o fotografi o attori che propongono dei laboratori che seguono comunque sempre la nostra metodologia educativa. Sviluppando le nostre attività in diverse direzioni, ve ne posso raccontare una. Non ci limiteremo più solo all'ambito extrascolastico, ma ci dedicheremo anche a quello scolastico, iniziando dai più piccoli. Da settembre 2021 daremo infatti vita al progetto 1.6 e apriremo la nostra prima scuola dell'infanzia con caratteristiche assolutamente inedite nel panorama italiano.